Buongiorno da Lugano, dove si sta svolgendo la 15ª edizione della Conferenza internazionale sui linfomi. È una grande opportunità per i massimi esperti mondiali per ritrovarsi e confrontarsi sulle migliori novità e le acquisizioni più recenti nell'ambito della terapia e della conoscenza della malattia. Relativamente a quello che di nuovo è uscito riguardo ai pazienti con linfoma a cellule T periferiche, il congresso ha avuto parecchie sessioni dedicate all'argomento che hanno sistematizzato le conoscenze attuali che per lo più sono migliorate grazie alla ridefinizione delle entità e della classificazione di queste malattie. Il professor Golar ha dato una fantastica lezione nella sua lettura durante il congresso, ridefinendo le varie entità e soprattutto descrivendo il ruolo della cellula di origine dei linfomi a cellule T, in particolare relativamente al ruolo dei linfomi che originano dalla cellula follicolare di tipo helper. Si è parlato anche di linfomi anaplastici associati alle protesi mammarie. Questa è un'entità che ormai è pienamente riconosciuta, la cui incidenza reale è ancora sottostimata e importante per il futuro una cooperazione maggiore e una consapevolezza maggiore sul problema per cooperare con i nostri colleghi chirurghi e per riuscire a identificare al meglio tutti i casi di questa patologia e per quindi dare la migliore diagnosi possibile alle nostre pazienti e possibilmente per definire ancora meglio quelli che sono i criteri per il trattamento. Relativamente ai trattamenti, molte piccole novità per quanto riguarda le terapie, tanti studi di fase 2, di fase 1 con nuovi agenti, i più promettenti credo possano essere riferiti gli inibitori di PI3 kinase con dati abbastanza convincenti di attività come trattamento, come single agent, e gli inibitori di checkpoint. Ci sono già dati di letteratura che descrivono attività di questi farmaci, in particolare dei linfomi a cellule NK. Gli studi che sono stati presentati, come atteso, provengono soprattutto dall'est, studi cinesi con un farmaco, in particolare sintilimab, che è prodotto in Cina e registrato in Cina, hanno confermato che il checkpoint inhibition, cioè l'inibizione di PD-1, il recupero della risposta immune, è particolarmente attivo come trattamento nella terapia degli linfomi NK e sicuramente questa classe di farmaci avrà un ulteriore sviluppo in questo tipo di malattie.